una scelta rischiosa, perché sicuramente quel giorno ci saranno dei disagi in città, questo lo voglio dire subito, ma io spero che la città e voi, i mezzi di comunicazione, facciano passare il messaggio più importante, quello di organizzare un evento che in termini sia sportivi che economici e quindi di sviluppo turistico della città è assolutamente importante, anzi direi, l'ho detto in conferenza stampa qualche giorno fa, credo che sia l'evento sportivo dell'anno, diciamo, l'evento che ha il più grande richiamo anche turistico, a me questo interessa molto. Pensate solo che questo palazzo, il Palazzo del Comune, ospiterà più di 100, tra i 100 e i 150 giornalisti da tutta Italia, diretta RAI, presenza nei giornali del settore e non solo. Quindi credo un'occasione importante per Arezzo e per lo sport aretino. Si è parlato ovviamente dei tanti titoli mondiali, maglie gialle, maglie rosa che saranno presenti, insomma, in questa Tirreno Adriatico, ma al di là di quello, ovviamente, adesso che stiamo avvicinando sempre più alla data, c'è l'interesse degli aretini perché, come lei ha detto, potrebbero esserci dei disagi. Ovviamente c'è un po' da spiegare quello che sarà il percorso, no, che verrà affrontato dagli atleti. Sì, faccio vedere in diretta quello che sarà il dépliant, che grazie al gruppo Marconi, lo voglio ricordare, il gruppo Marconi è il finanziatore, il main sponsor dell'evento, cioè questo evento è possibile farlo in città anche e soprattutto grazie al gruppo Marconi e al suo, diciamo, titolare, il dottor Pasquale Morini, che ha un interesse particolare nei confronti del ciclismo e che ha sponsorizzato appunto questo evento. Da questo punto di vista ci siamo già attrezzati, la Polizia Municipale è in attività nel rendere questi disagi il meno invasivi possibile. Nel frattempo lavoriamo nell'ambito della comunicazione, quindi grazie anche a voi, gli altri media, facciamo già da ora, quindi con 20 giorni di anticipo, traghettare tutte le informazioni possibili. Il dépliant, dicevo, che vi faccio vedere, sarà distribuito ai cittadini delle zone maggiormente interessate dall'evento, il dépliant che spiegherà bene tutti i servizi, il circuito e quindi i relativi disagi, sarà nei CUP delle farmacie, dell'ospedale, allo sportello unico, quindi stiamo cercando di preparare la città nel miglior modo possibile. Abbiamo già coinvolto le scuole elementari e medie della città e quindi i ragazzini e le ragazzine potranno partecipare all'evento e quindi per i genitori sarà anche un'occasione di vedere anche il lato positivo, a parte il disagio che ci sarà per venirli a prendere a scuola. Quindi credo che ci stiamo attrezzando nel miglior modo possibile. Io l'appello che faccio a chi ci segue è quello, ripeto, di cogliere la straordinarietà dell'evento e l'importanza dell'evento per la città. Si dice sempre appunto che Arezzo è carente da questo punto di vista, ci stiamo attrezzando e stiamo lavorando per renderla sempre più sede di eventi nazionali e internazionali, questo è uno di quelli, e quindi l'appello che faccio è a valorizzare questo aspetto, che credo sia il più importante.